Anche Mozart, di passaggio col padre a Bologna, sentì la necessità di rendere omaggio al più celebre ed osannato sopranista del XVI secolo, Carlo Broschi, meglio conosciuto come Farinelli. Di lui ci rimane oggi il ricordo attraverso l'epigrafe dettata da Filippo Schiassi per la nuova sepoltura, ormai datata al 1810, al cimitero della Certosa, e voluta ai tempi della secolarizzazione dalla nipote Carolina Pisani. La fortunata riscoperta di qualche anno fa ha reso comunque necessari alcuni interventi di restauro che oggi, grazie all'interessamento dell'Accademia Filarmonica di Bologna e al Centro Studi Farinelli, hanno riportato la stele funeraria alla sua originaria completezza e sobria eleganza neoclassica. Quanto ci rimane oggi di Farinelli oltre le spoglie? Dunque, qui a Bologna c'è una grossa memoria storica, cioè moltissimi documenti d'archivio che sono stati individuati dalla professoressa Francesca Boris dell'Archivio di Stato assieme al professor Carlo Vitali, e tantissime memorie, luoghi dove lui è stato, dove lui ha cantato, e soprattutto il luogo dove c'era questa magnifica villa in Via Lame che adesso è la posta. In occasione della ritrovata veste lapidaria, che è costata 2 settimane di lavori seguiti dall'architetto Vincenzo Lucchese, soprattutto sul lungo testo in latino che decora le stele in bianco marmo di Carrara, alcuni elementi dell'ensemble da camera di Stoccolma si sono esibiti su variazioni operistiche operate dallo stesso Broschi.